buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti a questa iniziativa che ha organizzato il PD di Castelfranco, che si inquadra in un'attività di 3 incontri. Il primo si intitola Noi sì lavoro e lo facciamo stasera, un altro il 3 di maggio Noi no nucleare e un altro il 10 maggio Noi sì acqua pubblica. Quindi 3 temi molto sentiti, fondamentali direi nella così impostazione della vita pubblica del nostro paese, del nostro Veneto, sui quali vogliamo dibattere e confrontarci. Questa sera sul tema del lavoro abbiamo con noi Floriana Casellato, candidata del PD a presidente della provincia di Treviso. Abbiamo con noi l'onorevole Pierpaolo Baretta, capogruppo PD in commissione bilancio alla Camera dei Deputati, già segretario nazionale aggiunto della CISL, l'amico Paolino Barbiero, segretario provinciale della CGIL di Treviso, il direttore del CNA della provincia di Treviso, Giuliano Rosolen, e il dottor Giampiero Breda, responsabile delle relazioni sindacali e affari sociali di un'industria di Treviso. Quindi tutte persone molto qualificate che dal loro cono di visuale possono dirci quali sono oggi i problemi del mondo del lavoro. Il lavoro, il tema del lavoro, un tema che noi, gruppo consigliare uscente del PD in provincia di Treviso, abbiamo più volte portato in aula a dibattere, per la verità ottenendo poca fortuna quanto all'attenzione di chi governa questa barca che è la provincia di Treviso, tema però sul quale si deve riflettere non solo sulle difficoltà dell'oggi, ma soprattutto sulle prospettive del domani, su quello che questo tema vuol dire per tanti giovani, e quindi la precarietà del lavoro, la difficoltà di trovare degli sbocchi professionali, il venir meno di sempre maggiore di opportunità di un inserimento lavorativo che garantisca dei livelli di reddito accettabile. Io questa sera fungo solo da moderatore. Il lavoro certamente è importante perché serve per soddisfare i bisogni delle persone, a seconda dei livelli, di età, eccetera, eccetera. Però credo che abbia una funzione importante, no? Che è questa del fatto che se uno ha il lavoro sta dentro alla società con una certa dignità. Sapete perché dico questo? Perché nella mia esperienza di sindaco purtroppo vedo spesso anche genitori o giovani stessi, ma anche genitori che vengono a chiedere, perché si va spesso dai sindaci, no? All'istituzione più vicina, poi ai cittadini, e quando uno perde il lavoro o è in difficoltà da chi va? Va dal sindaco, non va da altre parti. E mi resta impressa la frase che ha usato un genitore: aiutami a dare una motivazione a mio figlio perché si alzi al mattino. Cioè, allora, questo la dice lunga, no? Il fatto che uno deve avere una motivazione per svegliarsi la mattina. Cioè, se uno è disoccupato, ma che bello, può andare al mare, può andare di qua, può andare... No, non è così, magari per un breve periodo, però poi uno si sente inutile, si sente tagliato fuori da tutto, comincia a vergognarsi, comincia ad andare in depressione. Però noi dobbiamo far fronte anche a casi sociali che aumentano di persone sanissime, a volte anche culturalmente preparate, a volte anche con professionalità, magari acquisita, eccetera, che si trovano in questa fase di difficoltà. Perciò questo aspetto sociale è importante. Io devo dire che nella mia esperienza di sindaco, dottore, ho visto piangere, questo mi ha fatto riflettere. Ultimamente mi è capitato di vedere piangere sia lavoratori sia imprenditori. Ho avuto 2 imprenditori che, pur avendo alle spalle la loro associazione, però si sentivano persi, nel senso che probabilmente la considerazione che ho fatto io, anche i lavoratori hanno le loro associazioni, no? Di categorie, eccetera, li sostengono, probabilmente la mancanza di fiducia e di sostegno da parte dell'istituzione c'è,
si avverte il fatto che la politica non c'è. E io ho fatto una riflessione rispetto a quell'esperienza che ritengo interessante, Paolino, che avete firmato quell'accordo, quel patto per lo sviluppo che avete firmato a livello provinciale con coraggio, voglio dire, tra impresa e organizzazioni sindacali. Ho fatto questa riflessione, no? Secondo la provincia di Treviso ha inserito questo patto nel piano strategico, però non è stata una provincia con un ruolo attivo, la politica non c'è stata. Io ritengo invece che la politica debba giocare un ruolo fondamentale nella programmazione, certamente, ma anche nella gestione, nel collegamento tra queste due parti, tra chi il lavoro lo produce e tra chi garantisce poi da un'altra parte i diritti dei lavoratori e chi garantisce i diritti dell'impresa. E perché faccio questa riflessione? Anche perché volevo riagganciarmi a un altro aspetto, che è quello del ruolo della pubblica amministrazione. I relatori hanno accennato in diverse occasioni, insomma, mi pare più o meno tutti, il ruolo della burocrazia, il ruolo importante della pubblica amministrazione, perché se la pubblica amministrazione non è efficiente ed efficace e non è rigorosa, ovviamente le ricadute si trovano poi sui cittadini e sull'impresa. In questo caso si sta parlando di impresa. Allora, le aziende, io capisco che in questa fase poi si trovino in grande difficoltà. Perché? Perché i pagamenti sono, i tempi dei pagamenti, soprattutto dalla pubblica amministrazione per i lavori eccetera, sono lunghissimi, vedi patto di stabilità eccetera eccetera, su cui non ritorno. Le difficoltà in cui si trova l'ente pubblico a non poter assolvere spesso ai pagamenti dovuti alle imprese che hanno eseguito lavori, insomma, per non uscire, per non sforare al patto di stabilità, perché poi ci sono ricadute. E qui lo dico perché c'è anche l'onorevole Barretta, qui io ritengo che sia un patto di stabilità demenziale quello che si è fatto per i nostri comuni e per le province, ma il fatto che ci sia la necessità probabilmente anche come provincia di istituire un fondo provinciale che sostenga le imprese per l'accesso al credito, dal momento che una delle difficoltà, no, è anche questa, dell'accesso al credito. E l'altro, probabilmente l'altro aspetto, è quello della mancanza di liquidità. Tutti questi elementi cosa fanno? La mancanza del sostegno, secondo me, della pubblica amministrazione, della politica, diciamo, fa sì, la difficoltà che incontra magari l'impresa fa sì che si cada nelle maglie, nelle reti di quello che si è visto anche in questa provincia, dove non si spara, però la mafia ormai ha tentacoli e arriva ben oltre, insomma, quello a cui potevamo anche pensare, no? L'altro aspetto è che, se ho visto questo dato, se è reale, ma l'ho visto dalla stampa, 132 imprese che sono state soggette, hanno avuto rapporti purtroppo con la mafia, ricatti eccetera eccetera, però solo 5 hanno avuto il coraggio di denunciare. Allora probabilmente un ragionamento anche sull'aspetto culturale omertoso anche di questa provincia va fatto, no? Allora torno a un disagio che io ho colto sia incontrando anche vari imprenditori e anche rappresentanti delle loro associazioni da 2 mesi a questa parte, che è quello di come si vive il ruolo dell'imprenditore, e poi volevo dire anche il ruolo del lavoratore giovane magari all'interno di questa provincia. Beh, sulla stampa sono emerse denunce anche che non mi sarei mai aspettata di leggere da parte di alcuni imprenditori. Una delle cose che ti dicono è che sono in difficoltà anche ad operare all'estero per l'immagine chiusa, restrittiva che ha poi la politica in questa provincia, in particolare la Lega. E lo si avverte, poi parlando con i giovani, non so se a voi è capitato, a me di recente è capitato, prima di entrare nel vivo della campagna elettorale, sono stata in Germania e incontrando anche a Berlino, incontrando molti giovani che si sentono realizzati, perché chiedete ai giovani che purtroppo si realizzano e sono costretti ad andarsene, chi a Londra, chi in Germania, chi adesso in Finlandia, da varie parti, insomma, no? Parlando con dei giovani ricercatori mi dicevano: ma guarda un po', stiamo lavorando ad un progetto da Trieste con l'università a Lubiana, perfino a Lubiana, cioè sono molto ma molto più avanti di noi, e l'efficienza della pubblica amministrazione che si nota in una città come Lubiana
supera l'efficienza o l'inefficienza spesso delle nostre realtà. Allora, torno un attimo al discorso sulla burocrazia. Mi dava un dato Giuliano Rosolè, mi diceva che sono i costi per le imprese della burocrazia in provincia di Treviso sono di 122 milioni. C'è un dato preoccupante, questo, che non conoscevo. Noi abbiamo di recente avuto modo di conoscere e di capire tutti che è stato votato un decreto sul federalismo municipale, cioè più di qualche decreto sul federalismo regionale, eccetera, eccetera. Ci sono fatti dei decreti sul federalismo municipale, ma non si è fatto nulla, è rimasto lì invariato, nessuno ha toccato la riforma delle autonomie e non si è parlato minimamente delle riforme istituzionali. Perché dico questo? Perché anche Giuliano faceva un riferimento ai 95 comuni. Bene, è vero che noi abbiamo una polverizzazione di campanili che hanno fatto grande poi l'Italia. Tutti questi comuni sono una risorsa, no? Di vivacità, di energia, eccetera. Però è pensabile che reggano ancora sotto i 5.000 abitanti comuni di 1.800-2.000 abitanti con il consiglio comunale, il loro sindaco, i loro assessori, eccetera, seppur ridotti, no? Perché adesso con i tagli della politica si è tagliato il numero dei consiglieri comunali che poi rappresentano il territorio, ma si aumenta a Roma, mi pare, i sottosegretari, a proposito dei tagli. Ma in ogni caso credo che una scelta di rigore potrebbe essere anche questa, insomma, accorpare, pur mantenendo i servizi nelle singole realtà dei municipi, accorpare alcuni servizi, cosa che si sta facendo. Però in tutto, guardate, anche l'Unione dei Comuni, dottor Breda, io ho partecipato a quel convegno, nella mia zona stiamo facendo un'esperienza con alcuni comuni, ma è lasciata la buona volontà dei singoli sindaci, quella di ricercare, di vedere se si possono fare delle cose insieme per risparmiare. Invece dovrebbe essere codificata sta scelta, no? Ragionata e poi decisa. E insieme a questo va fatto un ragionamento sull'efficienza, appunto, che dovrebbe dare come servizi la pubblica amministrazione. Che io penso che la burocrazia, guardate, io non ho mai visto come in questi 7 anni aumentare, in questi 7 anni da cui faccio il sindaco secondo mandato, non ho mai visto aumentare in maniera così spropositata come oggi la burocrazia e il centralismo, al contrario di quello che si dice. Beh, è una cosa inspiegabile. Se voi approfondite questo aspetto qua, è interessante vedere come è il contrario di quello che si è detto, perché poi basta fare un riferimento, ho visto anche sui giornali che tra l'altro la CNA ha preso posizione. Pensate che il federalismo municipale, che scatterà dal 2014, allora se fino al 2013 i comuni avranno dei tagli da subiranno dei tagli ai trasferimenti che li portano a casa da Roma, perché sapete che le nostre risorse vanno a Roma, poi a Roma vengono suddivise nei tempi e nei modi che decide il governo centrale, vengono date ai comuni questi trasferimenti in maniera ridotta. Infatti io ero uno dei sindaci della battaglia del 20%, perché il 20% delle mie risorse, del mio comune, quello era un vero federalismo, e oltretutto volevo anche come amministratore avere l'autonomia e la responsabilità di investirle con i miei cittadini come ritenevo, e sulla base di quello poi avrei avuto il consenso o la penalizzazione dei miei cittadini che decidevano se facevo bene o male, avrebbero potuto mandarmi a casa, no? Oppure riconfermare. Ecco, questo per dire che dal 2014 parte il federalismo municipale. Ma cosa succede? Che se ne avrò il coraggio, io per avere le risorse del 2010, pensate, per tornare alla posizione del 2010, senza i tagli che sto subendo nel 2011, io dico io, ma tutti i comuni in proporzione, 2011, 2012, 2013, dovrò mettere nuove tasse, una di queste è l'IMU, questa tassa assurda che è la vecchia ICI, ma che viene soprattutto a penalizzare i proprietari delle aziende che sono nel tuo comune, nel mio comune in questo caso, se dovessi mettere questa tassa, che però risiedono in un altro comune e così non hanno neanche la possibilità di penalizzarmi per questa tassa, di decidere o di... Sì, capite il senso, no?
Cioè, sono queste un po' le furberie o assurdità che mi pare non ci portino a ragionare nel senso invece di prospettiva e di crescita poi anche delle imprese. Questo lo dico perché è una cosa pesante e se non usciamo anche da questo, poi parlare solo di impresa e lavoro senza tener conto di quello che sta accadendo all'interno delle pubbliche amministrazioni di comune, provincia o regione, dal momento che non abbiamo ridefinito i ruoli di questi enti, noi oggi ci troviamo con dei doppioni, nel senso che la provincia ha dei compiti, diciamo, non so, ha l'assessorato ai servizi sociali, l'assessorato ai servizi sociali ce l'ha anche il comune, l'assessorato ai servizi sociali ce l'ha anche la regione. Allora noi del PD ci siamo fatti quest'idea. Abbiamo pensato che dal momento che non c'è una riforma istituzionale ancora seria, perché si è persa un'occasione con questi decreti, no? Vedi il decreto sui 500 milioni di Roma Capitale, vedi il decreto sul federalismo demaniale, che poi non è ancora stato firmato, ma che dà ad alcuni comuni ad altri no, perché comune di Breda, non Breda, comune, si porta a casa un fosso, il sindaco mi diceva sì, un fosso, se me lo daranno dovrò anche sfalciare l'erba poi, pensate, io non ho niente da portare a casa, allora rispetto al comune che magari ha una caserma, perché io porto a casa, lui sì e lui no, cioè capite che non ha tanto senso, a parte che ancora, siccome c'è un contenzioso mi pare tra il Ministero della Difesa e il Ministero delle Finanze, ancora tutto là, nonostante si siano dette tante cose. Vabbè. Comunque questo anche per dire. L'altro aspetto importante è che se non si sblocca, se non si rivede questa demenziale impostazione del patto di stabilità, che è vero che è un vincolo che ci ha dato Maastricht, ma tutti siamo perché i sacrifici si facciano, oltretutto sapete che i comuni sotto i 5.000 abitanti non hanno il patto di stabilità da rispettare, anche questa è una cosa un po' su cui discutere, ma il fatto che abbiamo questi vincoli è assurdo, perché gli altri paesi in Francia e in Germania non hanno questo tipo di regole del patto di stabilità, è solo nostro. Ed è demenziale perché il fatto che i comuni siano costretti a non poter neanche spendere il loro avanzo, ma voi sapete che con il mio avanzo potrei asfaltare un po' di strade, avrei opere pubbliche da fare, io ho risorse mie bloccate, paralizzate, perché? Perché il nostro avanzo serve a Tremonti per tenere basso il debito pubblico, quando il bilancio dei comuni a livello nazionale è inattivo. Non è in passivo, perché poi anche quello delle province è appena sotto, il passivo lo fanno le regioni con la sanità e poi i ministeri. Allora, se non si fa un ragionamento serio su questo, hanno poco da raccontarci storie, capite? Se io non posso mettere in moto anche le mie risorse, potrei far lavorare a imprese di vario tipo, perché quando si fa un edificio, guardate, quando si fa un'opera pubblica, lavorano tutti, da chi fa pavimenti, da chi fa seramenti, da chi... A parte che dovremo anche probabilmente rivedere la legge sugli appalti, sta diventando ancora più complicata e ci creerà sempre più problemi con questa logica del ribasso e il fatto che nonostante una ditta abbia avuto grossi problemi con un comune può ripresentarsi perché magari offre meno di tutto, cioè, poi tu ti trovi in situazioni, guardate, difficilissime e complicate. Comunque anche questi sono aspetti di come sta andando a rotoli, purtroppo, volutamente, secondo me, anche la pubblica amministrazione, pur avendo noi in questa realtà comuni virtuosi e anche amministratori, credo, secondo me, che vogliono essere anche delle eccellenze e dare le risposte, ma quando un'azienda giustamente per un ampliamento deve aspettare, non in tutti i comuni, ma in molti, deve aspettare anche un anno e mezzo, poi la burocrazia in regione, eccetera, i controlli, i certificati antimafia, è tutto complicato. Cioè, se io penso che un piccolo artigiano deve avere a disposizione una persona che gli va, che passa tutta la mattina negli uffici, pensate, questa la dice lunga, no? Chi fa l'artigiano sa quanto è complicato poi gestire anche una piccola azienda, magari non può permettersi un apparato importante. Ecco, questo per dare l'idea di provincia che ci siamo fatti noi è questa. Io credo che un ente di coordinamento tra i comuni o le unioni di comuni, e poi con la regione anche, snello ovviamente, non un ente così pesante che spende 1.200.000 euro nel 2010 per consulenze, pesante intendo in questo senso, no?
una provincia più leggera, un coordinamento, dicevo, magari gestito in futuro anche senza eleggere consiglieri provinciali, ma fatto dai sindaci dei comuni, con un presidente eletto direttamente che può essere un sindaco, di modo che diventa un ente di coordinamento in cui si discutono le priorità e le scelte più importanti e gli investimenti da fare, eliminando dove ci sono doppioni, penso, citavo prima, l'assessorato alla cultura, tutto questo apparato che sta intorno a un assessorato, a chi serve? Quando c'è l'assessorato nel comune, c'è l'assessorato in regione, l'assessorato allo sport, l'assessorato ai servizi sociali, sì, penso al sociale, certamente si può fare anche l'agenzia della famiglia, ma con 600 dipendenti ed oltre, probabilmente anche i dipendenti, ci sono anche bravi dirigenti, si possono coordinare tantissime attività senza aver bisogno di ruoli politici, di assessorati, so se mi spiego. Perciò noi abbiamo avuto questa idea, no? proprio nel defurtare, nel tagliare drasticamente, nel caso avessimo appunto la vittoria e avessimo la possibilità di governare questa provincia, di dare un segnale forte di rigore, e questo va nel senso proprio che dentro a questa crisi e di risposta, ma non solo, anche un segnale forte di efficienza e di trasparenza. Perché trasparenza? Perché è un segnale per i giovani, anche in questo settore, nel senso che io ritengo che sia ora di applicare, come fanno tutti i paesi democratici e come dovremmo farlo anche noi perché la legge c'è, il fatto che se c'è bisogno di un ingegnere idraulico, di una consulenza o di dare un incarico, lo si dà al più bravo, a chi ha un curriculum migliore, si fa un bando pubblico, si dà un punteggio, chi ha il curriculum migliore può partecipare e vincere eventualmente anche. Allora anche i giovani possono smettere di pensare che solo se si è figlio di o nipote di o amico di si può trovare un lavoro di un certo tipo, magari in base anche alla propria laurea. Ecco. Sabato ho avuto un appuntamento, un incontro molto bello con dei giovani, che ad alcune cose, al di là del fatto che rivendicano spazi, eccetera, non hanno neanche spazi per incontrarsi, eccetera, in questa provincia, ma una delle cose che emergevano con una certa amarezza, ho avvertito questa cosa qua, sanno già, sono giovani, alcuni si stanno laureando, qualcuno laureato, ma altri sono all'ultimo anno delle superiori, e una delle cose che mi ha rattristato è questa, insomma, c'è ancora questa voglia di avere speranza, ma la consapevolezza che saranno costretti ad andarsene. E io pensavo che il fatto che molti giovani se ne andranno, e se ne sono già andati, è un dramma anche per noi, ma è un dramma anche per le nostre famiglie, perché si perde, una signora diceva, si perde un pezzo, si modifica il nostro welfare, la nostra famiglia si cambia, si modifica, perché se ne saranno i vecchi, no, di fatto, in futuro, senza però avere qui i giovani, i figli, perché se ne saranno andati. E sento dei giovani che vengono a casa, che tornano, o qualcuno che viene a trovarmi, eccetera, ma sono felicissimi perché riescono a pagare un affitto modico, riescono a vivere, a realizzarsi, riescono a risparmiare qualcosa, cosa impossibile qui. Guardate che sono giovani che hanno delle lauree splendide e che se decidono di restare qua vanno a leggere i contatori del gas, della scoppiave o dell'Enel gas, piuttosto che, avete capito, con 600-700 giovane laureato in legge, parlo per esperienza perché ho parecchi giovani così intorno, laureato in legge, ha fatto anche il concorso, eccetera, avvocato a tutti gli effetti, 600 euro, prima 500, adesso 600, parte la mattina alle 6 e mezza per tornare alle 8 e mezza di sera, cioè questi sono i livelli, no? L'altro aspetto secondo me importante su cui ragionare è la formazione professionale. Mi pare che Treviso era l'eccellenza, la provincia di Treviso, quanti di voi avranno frequentato o si ricorderanno di quel centro professionale di Lancenigo famoso? Io in famiglia ho dei fratelli che hanno una grande manualità, proprio grazie a quel centro professionale si sono fatti da casa, insomma, perché poi sanno fare di tutto, sapevano fare di tutto, imparavano a fare di tutto e c'era uno stretto collegamento con le imprese. Da 8 centri di formazione professionale che avevamo in questa provincia ed eravamo considerati a livello nazionale tra le migliori realtà, siamo venuti a 2 e uno tra l'altro è il Letti d'Oroppo, che è privato. Su
questo credo ci sia molto da investire. Per esempio, nella mia zona c'è richiesta di saldatori, non c'è nessuno che sappia più saldare, insomma. Ma chi è che dovrebbe insegnare i giovani a saldare? Perché probabilmente qualche giovane, non solo, ma anche qualcuno può essere riconvertito, penso qualcuno che esce dal tessile della Monti, no? C'è una bassa professionalità poi nell'azienda Monti, potrebbe imparare non più a lavorare qui sui telai perché non c'è, ma magari anche a saldare. Ecco, su questo ci sono delle proposte, delle cose da fare. Penso che il centro per l'impiego, sapete cos'è il centro per l'impiego, no? Gestito dalla provincia, uno resta disoccupato, in mobilità, eccetera, eccetera, si rivolge a questo centro, beh, se è in mobilità poi deve fare anche i corsi di riqualificazione professionale. E ci sono dei corsi obbligatori. Io ho delle riserve, dottore, su questo, dico a Paolo e a... perché ho visto esperienze di donne a cui mancano i 10 anni per andare in pensione. Cioè sono corsi che costano, cioè sono risorse messe lì, sono di tutti poi, ma il risultato poi è assurdo perché non si può fare un corso di riconversione professionale, di riqualificazione a una donna che ha una bassa professionalità, magari cinquantenne, di informatica. Cioè, giustamente sta donna dice, ma come, io non posso competere con un giovane, chi è che mi assumerà per lavorare al computer? Io, ma figurarsi, infatti l'impresa delle pulizie. Ma poi sapete che oggi anche per essere assunti in qualche impresa di pulizie, in regola, c'è la fila, insomma, non è facile. Molte persone sono state assorbite, diciamo, da questo straordinario mondo che è quello della cooperazione sociale. E il raccordo che c'è, che ha secondo me anche sopperito spesso a grosse difficoltà, abbiamo tamponato molte situazioni di difficoltà, no? Con questo rapporto pubblico-sociale, la gestione soprattutto dell'anziano o della disabilità, anche penso nelle scuole materne, eccetera. E probabilmente da sviluppare, però qui penso che ci vogliano incentivi forti, importanti anche da parte della regione, da sviluppare c'è tutto questo settore che riguarda poi il nostro welfare, insomma. Ma se poi dall'altra parte vedo che invece si taglia, si costringono i comuni, io la settimana prossima ho l'assemblea dell'ULS 9, perché faccio parte dell'ULS 9, voi avete l'ULS 8, eccetera, eccetera, no? Fuori quattrini per ripianare il debito. Allora, adesso siccome non si sta chiudendo il bilancio sociale, perché c'è un buco, ovviamente le domande sul sociale aumentano e invece di dare risposte noi continuiamo a tagliare, cosa succede? Che si chiede ai comuni di aumentare la quota capitaria, ma siccome i comuni hanno grossi problemi, ma non perché in molti casi hanno anche le loro risorse, ma sono paralizzati perché sapete che se adesso un comune va fuori patto, chiude il municipio. Nel senso che se io vado fuori patto per aver pagato una ditta che ha eseguito i lavori, non so, e sono fuori patto di 300.000 euro, dal milione, il mio comune dà 20 milioni e 400 mila euro l'anno di IRPEF a Roma e porto a casa 1 milione e 40 mila l'anno. Ma già su questo ho 143 quest'anno mila euro di taglio, 240 l'anno prossimo, 240 nel 2013, poi nel 2014 se metterò le tasse tornerò al 2010, capite? Se io vado fuori patto quest'anno nel 2011, non ho le sanzioni normali che avevo avuto un anno perché io sono uscita dal patto, perché ritenevo immorale che il mio comune, un ente pubblico, non pagasse una ditta che aveva fatto bene un intervento nelle scuole, sono uscita dal patto di stabilità, ho avuto delle sanzioni sopportabili, non siamo stati paralizzati per un anno, ma adesso ti trovi tagliati quei 300.000 euro da... Concludo la percezione che ho io anche rispetto a questa crisi. Sì, è vero che noi in questa realtà poi provinciale, io credo che noi abbiamo delle risorse straordinarie che sono il turismo, poi anche in Veneto, no? Abbiamo delle potenzialità da sviluppare nel settore del turismo, nel settore culturale, paesaggistico, il clima, il sole. Se penso che il governo ha tagliato, abbiamo messo a rischio 8.000 posti di lavoro, non so come andrà a finire, rispetto alle aziende che avevano investito nelle energie rinnovabili alternative, penso ai fotovoltaici. Da me c'è una piccola azienda con 40 dipendenti che ha inventato i fotovoltaici sulle tende esterne, e sono aziendine straordinarie e queste se ne vanno in giro per il mondo senza aver magari bisogno di... Adesso però
avrebbero bisogno di supporti, no? In questo senso, e in controtendenza ad altri noi tagliamo. L'altro dato che volevo riportare, visto che Giuliano e il dottor Preda parlavano anche di un'altra carenza, che è quella dei trasporti, della mobilità, no? Della viabilità poi, io aggiungo quella dei trasporti. Beh, non so le vostre imprese, penso soprattutto alle imprese artigiane, gli autotrasportatori, ma io ho sentito da alcuni autotrasportatori un dato che mi ha preoccupato. In 10 anni in questa provincia il trasporto su rotaia, su ferro, è diminuito dal 12%, è sceso all'8%. Io capisco anche perché un autotrasportatore, un imprenditore, non può ovviamente avere l'arrivo delle merci deteriorate perché il treno non arriva, non può portare, caricare magari le merci su un treno se non c'è un parcheggio adeguato, se non c'è, no, vero, se non ci sono le strutture, le infrastrutture che possono far sì che questo avvenga in maniera veloce e rapida, no? Perciò su questo la strada da fare è lunga, insomma. Noi dobbiamo insistere non solo perché si continui a sistemare strade eccetera eccetera, la telemontana c'è riferimento, è importante, ma dobbiamo incentivare anche il trasporto su ferro, su rotaia, perché questo vuol dire ambiente più sano e vivibilità diversa, insomma, se no continueremo a raccontarci che abbiamo lo sforamento del PM10, i polveri sottili eccetera eccetera. E vogliamo anche vivere in un mondo più pulito, e questo è un aspetto importante. Concludo dicendo che è vero che c'è la crisi, la stanno percependo, l'abbiamo percepita duramente tutti, guardate noi poi, il fatto dell'occupazione è preoccupante, tutto quello che è stato detto anche dagli ospiti, però l'impressione che ho avuto io, dalla mia esperienza andando un po' in giro per l'Europa, è che non si stia uscendo dalla crisi allo stesso modo. Nel senso che c'è chi sta correndo molto più velocemente di noi, sono molto più bravi, non so se siano arrivati prima, Giuliano diceva sì, per la Germania sono arrivati prima i mercati cinesi, probabilmente se vorrà riprendere questo argomento, però la sensazione che si ha anche da chi abita in quelle zone, pure anche la Germania ha riunificato le due Germanie, cioè anche loro hanno avuto i loro grossi problemi, noi abbiamo i nostri, ma voglio dire, da questo punto di vista io spero che voi vogliate riflettere su quanto stasera ognuno si può portare a casa. Occasioni come queste sono occasioni straordinarie, però è sempre importante, perché se la gente ha voglia di tornare a discutere di queste cose, che poi sono le questioni che si vivono quotidianamente, e non delega altri a risolverle, è importante. E io vi chiedo soprattutto questo, di fare uno sforzo anche con i vostri vicini, i vostri amici, sul fatto di non delegare, ma anche di chiedere conto quando si vota qualcuno, cioè chiedere conto di quello che si è fatto o non si è fatto. Il compito della politica è rendere conto, però il dovere e il diritto del cittadino è quello di chiedere conto, se no non si sviluppa la democrazia e il controllo su quello che si fa. Io vi invito con questo spirito a pensare che una donna possa diventare presidente della provincia con una grande voglia di cambiamento.